Il comparto della moda è da sempre sinonimo di Made in Italy e a Verona troviamo aziende attive nell'abbigliamento, nelle calzature, negli accessori, rappresentando una parte significativa dell'economia della provincia. Il design pregiato e la continua ricerca caratterizzano un settore che tra mille difficoltà ha saputo contrastare la concorrenza dei paesi emergenti. A Verona operano circa 1.400 imprese, alcune di queste hanno saputo conquistare i mercati internazionali, molte hanno subito e superato la crisi prima di altre. Il settore calzaturiero storicamente era il primo gruppo esportatore a Verona. È stato il primo gruppo anche a superare delle crisi di ristrutturazione negli anni 90-2000. Oggi si trova in difficoltà come tutti gli altri settori, però credo che abbia molta speranza. Oggi la gente chiede al prodotto italiano, chiede il Made in Italy, chiede qualità, chiede fascia alta. Soffriamo per le problematiche legate all'accesso al credito, soffriamo per le problematiche legate alla grande burocrazia che purtroppo si registra in tutti gli ambiti, dal più particolare fino a quello generale, e il grande problema con il quale ci scontriamo e che ci limita nella nostra capacità di essere concorrenti sui mercati è quello del costo del lavoro, per cui le aziende sono costrette ancora una volta a trasferirsi all'estero, però sappiamo che qui le difficoltà, anziché diminuire, diventano sempre più maggiori. La sartoria ha passato dei momenti critici. In questo momento c'è un ritorno. La gente, specialmente nel medio-alto e la gente giovane, ha capito che vestire su misura è vestire bene. Vestire su misura non vuol dire spendere, vuol dire uguagliare al medio-alto che c'è nei negozi. Vestire su misura c'è la qualità, la stoffa, il taglio, il difetto della persona, che in quel momento che il sarto ti prende la misura ti vede anche se hai difetti e se non hai difetti, il braccio lungo, la gamba più corta e tutte queste cose qua. C'è l'e-commerce che va molto tra i giovani. Noi del commercio tradizionale lo guardiamo con un po' di attenzione e anche con un po' di curiosità, perché tutto quello che è nuovo ci incuriosisce. Però sicuramente un e-commerce non potrà mai sostituire il negozio di vicinato. Quel negozio fatto anche di attenzione al tessuto sociale, al territorio, alle persone. Quel negozio che da sempre ha svolto un ruolo importante nella società. Il commercio tradizionale è fatto di persone che vigilano sul territorio, appunto, attraverso le loro vetrine, sanno accogliere e sanno orientare.